Dunque, qui siamo appunto, come si vede, dentro una miniera di rame fondamentalmente. Perché siamo qui? Ma perché stiamo cercando, se ci sono, qualche traccia del possibile uso di questa miniera da parte delle popolazioni preistoriche. Beh, qui intorno, come si sa, nella zona di Ponte San Pietro e anche nelle zone intorno ci sono molte testimonianze di una popolazione vissuta circa 5.000 anni fa e ci si domanda per quale motivo questa popolazione ha scelto proprio quest'area per stabilirsi. Una ipotesi possibile è che proprio questa miniera di rame. Il rame qui è abbastanza superficiale, quindi ben si prestava a dello sfruttamento preistorico. Naturalmente però noi non abbiamo nessun dato reale che questa miniera fosse veramente utilizzata nell'età preistorica e stiamo raccogliendo dei campioni di minerale proprio per poter fare uno studio scientifico, si chiama il rapporto isotopico del piombo, per vedere se il minerale di questa zona coincide come caratteristiche con quello degli oggetti in rame fatti da queste antichissime popolazioni e che noi abbiamo già campionato. Naturalmente, perché questa gente utilizzava il rame? Ma normalmente si pensa che venisse utilizzato per armi, infatti noi abbiamo pugnaletti soprattutto o altri strumenti apparentemente da guerra all'interno delle tombe. Però probabilmente questa non è la verità vera. Se noi guardiamo molti di questi oggetti di rame che troviamo nelle sepolture, in realtà sono oggetti spesso non utilizzabili. Sono oggetti simbolici. Beh, non dimentichiamo che il rame, non quello che noi vediamo adesso negli oggetti dei musei, che è tutto verde per via dell'ossidazione, ma il rame che loro utilizzavano, che loro vedevano, era di un bellissimo colore rosso e risplendente al sole. Lo troviamo infatti spesso, non qui nel Lazio, ma per esempio in Lombardia, incisioni rupestri fatti da popolazioni più o meno coeve con quelle che abitavano in questi luoghi, che associano questi pugnaletti, questi oggetti, con il sole. Il rame, infatti, per le sue caratteristiche, per la sua luminosità, probabilmente era considerato qualcosa di sacro, qualcosa non solo di prezioso, ma di connesso con il Dio, con la divinità. Per questo, nelle sepolture, noi lo ritroviamo. Naturalmente, non tutte le persone avevano diritto alle sepolture, probabilmente, in questi periodi, ma solo i capi, e proprio i capi sono quelli che hanno questi oggetti in rame. La nostra ricerca, che ci ha spinto qui in miniera, parte proprio da questo, cioè cercare di vedere se effettivamente, come noi pensiamo, questo metallo, questo rame, veniva estratto da qui per poi essere utilizzato nella parte opposta del Fiora, noi siamo a questo momento siamo su una delle rive del Fiora, nella riva opposta c'è il Sepolcreto e l'abitato doveva essere nei pressi. Quindi noi ci domandiamo se effettivamente questa gente non importava il rame, ma utilizzava veramente questo della zona. Dunque, peraltro, proprio recentemente, un paio d'anni fa, abbiamo fatto delle indagini su un altro tipo di minerale, l'antimonio. Qui vicino, infatti, a poche decine di chilometri da dove ci troviamo ora, ci sono importanti miniere di antimonio, fra le più importanti di tutta l'Italia centrale. Ora, nelle necropoli di questa zona si trovano, cosa unica o molto molto rara in tutta Europa, oggetti fatti con antimonio. Antimonio che però non è soltanto il minerale, ma è un metallo che viene estratto dal minerale.
Delle analisi che ho condotto alcuni anni fa, appunto su alcuni oggetti sperimentalmente riprodotti utilizzando il minerale di antimonio di quest'area, dimostrano che la loro composizione chimica è molto simile a quella degli oggetti antichi ritrovati qui. Questo vuol dire che gli uomini di 5.000 anni fa che abitavano in questa zona sapevano estrarre l'antimonio dal minerale. Quindi dal minerale estraevano il metallo. La tecnica per estrarre l'antimonio dal minerale dall'antimonite è estremamente simile, per non dire praticamente uguale, a quella per estrarre il rame dai suoi minerali, la calcopirite, la malachite, che qui troviamo in miniera. Quindi la gente che abitava queste zone aveva le conoscenze per poter effettuare l'estrazione del minerale e per poterlo trasformare in metallo. Aspettiamo ora la prossima puntata, sarà quella di sapere se veramente la possibilità che questo metallo venisse utilizzato è reale o se è destinata ad essere soltanto una delle tante ipotesi. Il mio interesse per questa miniera non nasce tanto da motivazioni di carattere minerario o mineralogico, ma si ricollega a uno studio che da qualche anno ho iniziato sull'età del rame nella Valle del Fiora. In questa valle ci sono molte necropoli dell'età del rame che testimoniano un'attività certamente finalizzata all'estrazione e alla lavorazione dei minerali del rame, minerali di rame che sono presenti soprattutto in questa miniera. Questa è una miniera che estraeva pirite e marcasite, ma frammisto a questi minerali c'è una certa quantità di calcopirite e di tetraidrite. Questi minerali sono diffusi in mezzo ai minerali di ferro, di marcasite e di pirite, ma un occhio un po' attento riesce a individuarli e quindi può effettuarne la separazione. Perché l'attenzione è stata concentrata soprattutto su questa miniera? Perché questa miniera si trova a poca distanza da una delle più importanti necropoli dell'età del rame, la famosa necropoli di Ponte San Pietro, che è a qualche centinaio di metri da qui. E quindi esiste una ipotesi fondata che già dal 3006 a.C. sino al 1008 a.C. questo giacimento fosse già oggetto di estrazioni. Tanto più che questa miniera, questa galleria in cui noi in questo momento siamo, è molto superficiale e quindi questi minerali potevano essere di facile accesso in un'epoca in cui l'attività mineraria era appena agli inizi. È chiaro che al passare dei millenni il territorio ha subito delle modificazioni, i boschi hanno ricoperto vaste superfici e quindi oltre a questo giacimento ce ne potevano essere nei dintorni anche altri che oggi non siamo più in grado di individuare. Questo studio ha già dato quindi un risultato, che è stato quello di dimostrare la facilità di accesso ai giacimenti minerari, proprio perché giacimenti in superficie. Qualcuno dice che addirittura negli anni 40, a valle dalla posizione in cui noi ci troviamo, quindi avvicinandoci di più al fiume, si notavano addirittura delle strisce, dei filoni di minerale affioranti. Quindi dire che
che questa miniera, questo sito minerario, fosse ricollegabile all'abitato e alla necropoli di Ponte San Pietro. Evidentemente questo studio non sarà concentrato esclusivamente su questa miniera e sui minerali di questa miniera, ma si terrà conto di tutto quanto il contesto circostante e si effettueranno indagini in tutta la media valle del Fiora, sperando anche, nella migliore delle ipotesi, di poter rintracciare strumenti e materiali derivanti da questa attività estrattiva e dell'attività di trasformazione del minerale in metallo.